Un'arancia ha tre strati, la buccia, la pelle, la pellicina, quella bianca e la polpa. E quando poi si mordi, i denti affondano nella consistenza del frutto, il dolce si poggia sulla lingua, l'amaro sul palato, l'acido sui denti, i gusti si mischiano e i sensi si aprono. Questa storia è come un'arancia. Alla buccia, fatta dai luoghi in cui si svolge, da un lato la città dei limoni, dall'altra quella delle arance rosse. La pelle è fatta dalle persone, da ciò che li separa uno dall'altro e non li fa massa, lavoratrici e braccianti che rinnovano l'eterno patto tra uomo e natura attraverso l'agricoltura. E la polpa, i piccoli travagli quotidiani di gente semplice, l'emozione e le passioni di un popolo che lotta per la libertà. È una storia che, in cui i gusti si mischiano, c'è il dolce, c'è l'amaro, i sensi si aprono, è una storia che ti circonda, scava e scorre dentro. Chi meglio di una donna può fare tutto questo?